si è svolta ieri mattina ad Agropoli, con partenza da via Risorgimento, l'Half Marathon. Giunta alla 23ª edizione, ha visto ai nastri di partenza circa 1.500 atleti provenienti da ogni parte d'Italia e anche dall'estero. Suggestivo come sempre il percorso tra il lungomare di Agropoli e i maestosi templi di Paestum. L'iniziativa è stata organizzata dalla Libertas Agropoli con il patrocinio del Comune Delfino. Tra gli uomini a vincere è stato Abdellah Latam, secondo Gildo Iannone, terzo posto per Pasquale Rutigliano. Al primo posto tra le donne Elvanin Nimbonà, seguita da Francesca Maniaci e Francesca Paone. C'è stata la partenza di questa 23ª edizione dell'Half Marathon, che è ormai un appuntamento tradizionale, istituzionale della città di Agropoli a inizi primavera. Dicevi bene tu, 1.400 atleti tra giovani e meno giovani che percorreranno dei luoghi bellissimi dalla nostra costa, la nostra spiaggia, fino a circondare la strada che circonda i templi di Paestum, quindi la Magna Grecia, quindi un percorso veramente mozzafiato da vivere, oltre che con quella veemenza agonistica, ma con la bellezza di assaporare luoghi dove è stata scritta la storia. È il tradizionale appuntamento della primavera agropolese. Agropoli in questo periodo, da ogni primavera, anche quest'anno, con quest'anno anche delle novità in termini di attività sportive che altri anni non c'erano, la primavera agropolese si manifesta, si dimostra sempre più primavera dedicata allo sport, tante manifestazioni sportive ogni fine settimana, da qua fino a fine giugno. E noi ragazzi di allora diamo tutti quanti una mano a Roberto, che era il nostro allenatore, e ricordo che la prima edizione fu un'edizione bellissima, che poi è cresciuta sempre di più, è diventata un'edizione nazionale, un punto di riferimento per l'atletica, perché è un percorso particolare che passa sul mare, attraversa patrimoni come i templi di Paestum, quindi è sempre un piacere per gli atleti venire qui ad Agropoli. E quest'anno abbiamo anche il tempo favorevole, sentivo dire che queste sono le condizioni diciamo ideali per la corsa, quindi sono sicuro che questo sarà un successo. Siamo arrivati alla 23ª edizione, quest'anno più di 1.400 partecipanti, e per fortuna una giornata anche soleggiata, che ci aiuta tantissimo. Dopo 1.000 gare finalmente ho gareggiato qui, perché erano anni che volevo gareggiare, quindi l'ho fatta proprio il giorno del mio compleanno e è andata bene, terzo, va bene, dai, vediamo di andare avanti ancora un po'. Tanti auguri innanzitutto, e diciamo, quali saranno i prossimi appuntamenti con le maratone o mezze maratone che disputerà? Sì, voglio fare una mezza sotto un'ora e 10, e poi voglio fare i mondiali master in estate ad agosto a Göteborg. E poi vediamo altri campionati italiani, magari assoluti, di mezza o di maratona. Beh, speravo di fare qualcosa di meglio, però va bene così, ho fatto il personale di pochi secondi, speravo di scendere sotto l'ora e 30, però sarà per la prossima anche stavolta, speriamo che la prossima effettivamente è così. E per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, a quali parteciperai? Farò la 10 km a Salerno la settimana prossima, poi vediamo di fare qualcosa in pista sui 5 km.